Abruzzo e Napoli Calcio in piena sintonia nella prospettiva della crescita e della promozione del nostro territorio. Abruzzo dunque all'altezza del blasone azzurro, come sottolineato dal governatore Marsilio nel corso della conferenza stampa al Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro per la presentazione del ritiro del Napoli, alla presenza del sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, del presidente del club partenopeo, De Laurentiis, dell'allenatore Gattuso, del direttore sportivo Giuntoli, presenti tra gli altri anche l'assessore regionale allo sport Quintino Liris, l'assessore alle attività produttive Febbo, il presidente del consiglio regionale Sospiri. Il Napoli è arrivato ieri a Castel di Sangro per iniziare la preparazione alla stagione 2020-2021 con la solita partecipazione di una tifoseria tra le più calorose del mondo. Il Napoli, ha aggiunto Marsilio, si sta trovando così bene che sono pronto a scommettere. Nei prossimi giorni diventerà la sua seconda casa. Ma non c'erano dubbi, chiunque conosca la storia del calcio italiano, di certe squadre, di come sono stati vissuti negli ultimi decenni, non negli ultimi anni, i ritiri estivi, precampionato delle grandi squadre, sapeva e sa, solo gli stupidi possono negarlo, che sono decine di migliaia i tifosi che amano seguire la propria squadra, vivere come una festa al momento del ritiro e degli allenamenti e quindi partecipare a questo evento. È chiaro che quest'anno ci sono delle limitazioni dovute al Covid che speriamo di sconfiggere presto e il prossimo anno, quando il campionato tornerà a normalizzarsi, il ritiro potrà essere anche più lungo perché quest'anno si fanno un minimo di giorni e poi inizia il campionato. Ma già dal prossimo anno si può tornare a fare il ritiro a luglio con diverse settimane di ritiro e quindi allungare la stagione turistica per il comprensorio e per l'Abruzzo di quasi un mese. È molto molto importante per dare respiro e ossigeno alla nostra economia e per lanciare la nostra regione. Come vedete su questi cartelloni, il logo della regione Abruzzo sarà presente insieme al Napoli Calcio per tutta la stagione, non soltanto nelle due settimane scarse di ritiro precampionato, ma accompagnerà sempre il Napoli Calcio, lo accompagnerà allo Stadio San Paolo, lo accompagnerà nella comunicazione ufficiale dei propri social, dei propri network, del proprio sito internet, delle televisioni che la seguono in tutto il mondo. Quindi per l'Abruzzo è una grande occasione di promozione che va oltre questi giorni e oltre la presenza fisica dei tifosi, che comunque già da sola ripagherebbe l'investimento che abbiamo fatto e lo ripagherebbe molte molte volte rispetto a quanto abbiamo investito. Un gemellaggio forte con cui l'Abruzzo torna a svolgere un ruolo di promozione del proprio entroterra e del proprio territorio. Per l'Abruzzo infatti l'arrivo del Napoli rappresenta un motivo di grande orgoglio sportivo. Sono in programma anche alcune amichevoli con compagini abruzzesi che il presidente del Napoli De Laurentiis ha definito un segno di rispetto e di apertura verso un territorio che ha molto sofferto. L'assessore regionale al turismo Mauro Febbo. Tantissime testate nazionali e internazionali presenti, insomma prima avete sentito chi ha posto le domande al Napoli e chiaramente su quei giornali, su quei media parleranno di Castel di Sangro, parleranno di questo comprensorio, parleranno d'Abruzzo. Questo era l'obiettivo e mi sembra che un obiettivo centrato al 100% dai numeri che mi stanno arrivando, dai numeri che mi arrivano dal sistema ricettivo, dal sistema della ristorazione e da tutto ciò che mi arriva e che ci arriva, credo che abbiamo non solo centrato l'obiettivo ma siamo andati ben oltre. Avevamo detto all'inizio del mandato sul turismo bisognava scommettere con magari turismo, sport e cultura, lo stiamo facendo nelle varie occasioni, abbiamo diverse possibilità di farlo, gradiremmo che anche insomma chi fa opposizione la facesse sulle cose serie, non andando a criticare operazioni che altre regioni, altre location avrebbero voluto fare. Questa era un'occasione importante per l'Abruzzo, la stiamo sfruttando, ce n'è un'altra a portata di mano, speriamo di poterla fare. Purtroppo la stagione turistica è andata male, perché chiaramente ciò che è stato perso a aprile, a maggio e a giugno non è possibile recuperarlo, ma rispetto alle proiezioni che c'erano, rispetto ai dati di altre regioni, l'Abruzzo veramente sta chiudendo con un segno più molto forte, molto importante. Mi preme sottolineare che le località balneari stanno chiudendo al 100%,
le località di montagna, dei borghi, stanno al 300% di presenza rispetto agli anni passati. Si stanno scoprendo, gli abruzzesi anche stanno scoprendo degli impianti, delle location che magari non conoscevano. Quando si allena in Napoli, si allena una grande società, una grande squadra, e non cambia nulla. So che dobbiamo fare un grandissimo lavoro, dobbiamo migliorare il settimo posto di quest'anno, e penso che in questo momento non ho paura di nulla, ma era l'unica cosa, l'obiettivo più importante in questo momento è riuscire a dare un qualcosa alla mia squadra, e dopo vedremo. Ma sicuramente nessuna paura, anzi, bisogna solo lavorare testa bassa e pedalare. Per quanto riguarda il cambio della tipologia del campionato, è un problema che riguarda la Federcalcio, è un problema che probabilmente dopo il 31 agosto forse ne sentiremo parlare, però non bisogna accogliere le novità come se fossero un male, perché molto spesso le novità aggiustano il tiro di quello che da tempo è sempre stato sbagliato.